Benvenuti per un'altra puntata di Up and Down. Oggi vogliamo parlare di mondo acquatico, tra sport e cronaca in pink. Vi voglio presentare Swim Biz, che racconta tutto il gossip da bordo vasca. E lo faccio con il suo direttore Christian Zicche. Buongiorno Santa, Grazie. bentrovata a te. Grazie per essere qui. Questa è l'estate dello sport acquatico, diciamolo chiaramente. Diciamo che qualche estate, ti correggo, che è l'estate dello sport acquatico perché gli italiani hanno scoperto che l'acqua va forte come dicevi giustamente tu anche dal punto di vista del gossip, perché il mondo dell'acqua è colorato e non è solo l'azzurro, no, che esce fuori da queste vasche agonistiche, c'è anche dell'altro. Parliamo di questo giornale online molto seguito. Tu hai avuto, ti do del tuo perché siamo colleghi e ci conosciamo da Certamente. tanto tempo. Tu hai così avuto un'idea innovativa, perché Sì. non si parlava mai dello, cioè si parlava di sport in acqua, di nuoto sincronizzato, di tuffi, ma mai poi di tutto quello che c'è intorno e ce n'è veramente tanto. Guarda, gli italiani hanno iniziato a vincere nel 2000, se tu ricordi, Massimiliano Rosolino, Domenico Fioravanti hanno vinto le Olimpiadi. Il 2000 è stato un po' la pietra miliare, ma insomma Rosolino era metà italiano, metà australiano, quindi insomma si sentiva certo il profumo di azzurro. Nel 2011 invece io ho avuto un'idea incredibile, perché, secondo me, perché ho pensato: ma cosa c'è di oltre nel mondo dell'acqua, in generale un po' dello sport italiano? C'è lo showbiz. E lo Certo. showbiz che poi è esploso proprio in quell'estate, cioè l'estate del 2011 a Shanghai, come tu ricorderai, 25 copertine, la Pellegrini che abbandona la sua dolce metà Luca Marin e si scatena in questo tourbillon amoroso con Filippo Magnini. E lì c'è stata l'esplosione Ricopertine. incredibile. Poi ovviamente il giornale Swim Biz non è solo gossip, ci No, si parla mancherebbe, di cioè si sport. parla di, in generale abbiamo anche una vocazione tecnica, perché noi facciamo giornalisti sportivi, non facciamo solo, Certo. diciamo così, quelli di colore, cioè, il gossiparo mi sembra un po' troppo, Riduttivo. però insomma ci siamo inventati una formula nuova nel panorama giornalistico italiano, che è quella, come ha detto anche il collega Sky Caressa, insomma, l'innovativo su Imbiza è un giornale particolare, è un quotidiano particolare. Noi peraltro abbiamo anche la sezione televisiva, per cui facciamo anche parecchie video interviste, fuori dagli schemi normali, se vogliamo dire. Prima di parlare appunto dello sport, diciamo, parliamo ancora un po' di gossip perché veramente le copertine. Diciamo che la figura del nuotatore ha soppiantato e scalzato da tutti i giornali rosa quella del calciatore e della velina. Adesso il nuotatore, diciamo, che è diventato il sex symbol più ambito sia uomini che donne. Ma questo certamente, allora c'è un discorso e un'analisi da fare essenzialmente. La prima è di natura sociologica, perché noi siamo, come italiani, siamo sempre stati un popolo di santi, di navigatori, di calciatori, ma sicuramente non di nuotatori. Allora il problema qual è? Il problema è che la Pellegrini ha scatenato tutta una serie di, come dire, di pruriti, di pruriginosi, no? Scarpe, vestiti, fidanzati che si cambiano come se Ma non niente è solo fosse. lei, perché se tu ricordi bene, una settimana fa, una tuffatrice, quindi sempre acqua, però un altro sistema, Tania Cagnotto, si è rivelata in tutta la sua E la stiamo bellezza. vedendo? No, questa è ancora la Questo Pellegrini che mostra, diciamo, il suo corpo meraviglioso. E poi però c'è è. stato Tania il Cagnotto si è spogliata per, cioè, una cosa Playboy. mo molto, molto Molto soft, soft. Un molto. nudo vedo, non vedo, si è vista tanta pelle, poco intimo, ma insomma, Giustamente, perché giustamente, non mi perché, sembra il però caso tanto di. d'acqua Guarda, ecco, spillo. ci sono alcune foto, mi sembra. Queste Tant sono. sono, No, ecco, queste questa sono ancora invece, della Pellegrini. quella è la Vabbè, adesso Pellegrini arriveranno in un anche suo quelle gesto sexy. classico. Ecco Eccole. le sexy, ecco, vedi, col tacco a Molto spillo, bella, molto però, bella. insomma, Insomma. voglio dire, non mi sembra niente Nulla di di volgare, volgare. anzi, però fa capire che evidentemente una testata importante come Playboy ha messo in copertina Ha messo gli una donna, occhi, una donna certo. dell'acqua, una tuffatrice. Peraltro, insomma, di tuffatrici è ricco il mondo non solo del gossip, dello showbiz internazionale, Come mai però questo è accaduto? Perché alla scoperta di questo sport, diciamo, si associa anche a un discorso economico, perché tutto si muove poi intorno a Beh, questo. certo, indubbiamente, allora, parlando di Federica Pellegrini, si deve dire una cosa essenzialmente, che la sportiva italiana più ricercata dai grandi sponsor è più E pagata, credo che perché
insomma, i cachet di Federica Pellegrini sono elevati. Federica Pellegrini guadagna, non facciamo tipo quasi come un Totti, ecco, devo dire. Insomma, diciamo, voglio dire, non è cosa da poco. Certamente la Pellegrini, cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? Lo si ripropone in tutte le... Ma non è... È un testimonial molto, molto seguito. È anche un po' così a doppio senso. Cosa fa quando non nota? Ma a proposito, questo gossip di cui si parla tanto... Ecco il ritorno, perché io parlavo... Swim Biz nasce nel 2011 con un quadrangolo amoroso tra Luca Marin, Filippo Magnini, la fidanzata, e Federica Pellegrini. Questa invece è l'estate del... Ma che farà Federica Pellegrini? Si fidanzerà con il suo allenatore, che è il cugino di Filippo Magnini, quindi tu immagina cosa si è scatenato. Diciamo che lei questo. Non ha rilasciato nessuna dichiarazione, però insomma, se le famiglie litigano, lei twitta molto perché qualcosa ci sarà. Ecco, lo dici tu questo, cioè, sembrerebbe un fantanuoto. Noi, ovviamente, diciamo, questa è la notizia. Vedi, noi affrontiamo la notizia però anche da un punto di vista tecnico, perché se fosse così è tutto... Tutto l'inverno siamo passati a inseguire la Pellegrini, cercando di capire se magari cambiava allenatore e andava in Francia con questo frutto proibito che era Lucas, che è un personaggio tipo Asterix, non so se tu l'hai visto, cioè un po' particolare. Sì. Ma se si dovesse, dico, facciamo sempre fantanuoto, fidanzare con il cugino di Magnini, quindi il suo attuale allenatore, magari tutto quanto si scompiglia. Parliamo di nuoto serio del Sette Colli, perché è importante. Beh, Sette Colli è un evento romano, ma anche internazionale, è un grandissimo evento che apre quest'estate del nuoto, come tu hai detto giustamente prima. Questa sarà l'estate del Mondiale a Barcellona. Quindi sarà un'estate a tutto nuoto. Ci riserverà medaglie? Ma guarda, io penso proprio di sì. I nuotatori sono scaramantici. Non parlano, però io penso che la nostra nazionale... E attenzione alla Pellegrini, perché la Pellegrini, che ha avuto, insomma, l'estate scorsa un'Olimpiade non proprio brillante, adesso si ripropone addirittura nel dorso, ha cambiato stile, no? Lei è famosissima nello stile libero primatista del mondo. Però lei quando è innamorata fa sempre dei buoni... Ecco, quello dici, mentre i fidanzati, insomma, vanno un po' così con lì, e lei invece va fortissima. Questa volta la vedremo a dorso, quindi un po' inedita, se certo. vogliamo. Ma con la Pellegrini è innanzitutto una grandissima atleta, la più grande atleta che l'Italia abbia mai avuto. Ha un DNA particolare, capito? Cioè lei, seppur negli anni, mantiene quel... ha avuto un'Olimpiade, cioè, diciamo così, è andata... Spesso succede nel mondo dello sport di avere gli alti e bassi, ma io penso che sarà ancora un'estate nel suo segno, e non solo di lei, perché poi ci sono anche altri grandissimi atleti, Scozzoli, insomma, uno tra tutti. Dico un nome, vediamo. Allora, io ho fatto così, ho guardato un attimo, così mi sono girata, mi sono scorsa su e giù il giornale, ho visto che hai fatto anche delle belle interviste a Luca Pancalli. Sì, perché Swim Biz, tra le tante cose, analizza anche il mondo paralimpico. Certo. E Luca Pancalli è il presidente del Comitato Paralimpico. Swim Biz è una testata che è diventata partner del nuoto paralimpico, il famoso nuoto paralimpico delle grandi vittorie a Londra 2012, perché l'anno scorso, mentre Federica Pellegrini, insomma, andava un po' così, dall'altra parte Cecilia Camillini, Federica Morlacchi hanno portato a casa una miriade di medaglie, e quindi, insomma, voglio dire, questo ha fatto bene, perché il nuoto, peraltro noi abbiamo coniato un termine, il nuoto è uno solo, perché nell'acqua anche le disabilità si annullano incredibilmente. È l'unico sport che non prevede, ad esempio, l'utilizzo della carrozzina. Se sei in carrozzina ti butti in acqua e nuoti comunque. Inoltre dai molto spazio ai giovani, alle nuove leve, a quelli che stanno per uscire fuori. Ma certo, e mi riallaccio al discorso che dicevo prima, nel senso che noi italiani siamo cambiati. Se ti ricordi, quando si parlava di nuoto, si diceva ma non potremo mai competere con gli australiani, con gli americani, questi sono alti, biondi, occhi azzurri, insomma, fantastici, mentre gli italiani hanno standard un po' più piccoli, da calciatore, e invece no, le nuove generazioni, signore, sono parimenti come quelle australiane, e vanno velocissime in acqua. Quindi hai già qualche nome che secondo te potrebbe farci così... Lo diciamo qui, facciamo un'anteprima... O che ci potrebbe stupire a breve termine? Facciamo un'anteprima up and down. Io penso, lui è già una certezza, perché noi lo scoprimmo un anno fa, Gregorio Paltrinieri, l'uomo dei 1500. L'Italia
Non ha mai avuto una grandissima tradizione nei 1500. Il 1500 è una gara complicata, è una gara tattica, una gara di resistenza, anche se molto veloce ormai, perché i tempi insomma sono quelli che sono. Io credo che Gregorio Paltrinieri sarà la star del futuro. Peraltro è un ragazzo acqua e sapone ed è amatissimo dalle ragazzine. Quindi anche lui farà parlare di sé. Anche perché, voglio dire, come lo dicevi tu prima, sono scultori. Fisici e statuari, giustamente, tante redazioni. Uomini e donne, certo, sì. Anche la TV ha scoperto il nuoto, infatti è in atto un reality con le ragazze del Sincro. È nato un reality che associa le ragazze a Savona, questo va in onda in questi giorni, in queste settimane, tra le ragazze del sincronizzato e i colleghi della pallanuoto, perché ovviamente l'allenamento è quello che è, si condivide l'acqua, la vasca, insomma, le foresterie, e gli amori nascono e si raccontano queste cose. E la televisione si avventa. Però c'è sempre il filo conduttore, il nuoto è l'elemento trainante anche in questa stagione televisiva. Anche il nuovo talent di Bonolis si è buttato in acqua. Stasera hanno trasformato il Foro Italico in un set meraviglioso e grandioso e hanno fatto tuffare i VIP. Pensa che noi facciamo la notizia inizio anno dicendo che in America e in Olanda andava forte Celebrity Splash, questa trasmissione dei divi che si buttavano dalla piattaforma. Nota che buttarsi da una piattaforma o da un trampolino è un po' un'altra cosa che ballare, tu ne sai qualcosa, esatto. No? Ecco, appunto. Quindi c'è anche una difficoltà, però insomma tutto anche questo... Anche psicologica, secondo me. Anche soprattutto, e anche tecnica, perché poi insomma metti male un piede, una gamba, insomma ti fai seriamente male. Peraltro Paolo Bonolis e Teo Mammucari hanno detto che si sarebbero buttati a piattaforma di 10 metri. Non oso pensare quello che capita, insomma. A candela. ma anche a candela c'è sempre il problema. È pericoloso, sì. Il patto dell'acqua. Se tu metti il piede in una posizione piatta così... Te lo rompi. Io non sono un tecnico, però insomma ti posso dire... Meglio evitare. Peraltro le nostre piscine, il Foro Italico è stato anche usato dalla moglie di Alberto di Monaco, leggevo. Ma certamente, questa è una notizia un po' gossip e abbastanza riservata, perché qualche anno fa, prima di sposarsi col principe, Charlène si allenò con Filippo Magnini, con Claudio Rossetto, che era l'allenatore di Magnini, quindi parliamo sempre del fidanzato e dell'ex allenatore di Federica Pellegrini, e si allenò al Foro Italico dicendo anche lei: questa è la più bella location del mondo, in effetti, il Foro Italico, che dire ragazzi, cioè voglio dire, è spettacolare, è veramente, dall'alto, dai tuffi si vede il cupolone, e dal basso si vede il cielo di Roma. Il cielo di Roma e tutto il resto. Siamo in chiusura, avete ultimamente dedicato un pezzo anche ad Esther Williams, che è recentemente scomparsa. Sì, Esther Williams è la storia dell'acqua. Diciamo del che nuoto, è la prima, cioè, che ha coniugato l'acqua con un po' di gossip. La prima televisiva, insomma. Cioè, diciamo che c'è tutto quanto un trade union che parte dai 93 anni di Esther Williams a oggi, alla Pellegrini, alla Cagnotto, tutto questo mondo che peraltro non è solo italiano, perché di gossip e di colore se ne fa, certo, anche in America. Michael Phelps e Lochte sono personaggi che tutti i giorni stanno sulle prime pagine di giornali e televisioni. Noi siamo in fase di chiusura, che cosa possiamo dire di più? Perché collegarsi a Schwimmbiz? Beh, per avere tutti i giorni delle notizie sui nuotatori e sul mondo del nuoto, insomma penso che sia interessante, oltre che uno sia... Tra l'altro tecnico. Tantissime visualizzazioni. Sì. Grandi soddisfazioni, facciamo veramente numeri da primato e credo che questo sia solo l'inizio, perché siamo veramente molto giovani, ma stiamo crescendo molto rapidamente, siamo diventati la prima realtà giornalistica italiana nel mondo dell'acqua, insomma questa è una grande soddisfazione. Ringraziamo Christian Zicca per essere stato qui Grazie con noi, per aver avuto questa bellissima idea di questo giornale online, perché Italia is better. Certamente ti vogliamo presto a bordo vasca, e non solo per guardare i nuotatori. Grazie, vi ringraziamo per averci seguito. Thank you.
Sembra che non siano stati